Buonasera, benvenuti al TG Meridiano di Toscana TV. Farmaci di produzione cinese a base di paracetamolo messi in vendita senza autorizzazione sugli scaffali di un supermercato di prodotti etnici a Sesto Fiorentino in zona Osmannoro. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo dei carabinieri del NAS e del NIL. Il titolare del punto vendita, originario della Cina, è stato denunciato. Identificati e denunciati anche l'importatore e il distributore dei medicinali, anche loro cinesi. Sempre nel negozio è stato trovato un lavoratore impiegato al nero. E ora il caso della donna morta dopo il parto cesareo a Siena. Dall'audit regionale non emergono criticità nelle cure. Vediamo. Non sono emerse criticità nel percorso assistenziale al Policlinico Senese delle Scotte per la donna di 38 anni morta il 14 giugno scorso in seguito a complicazioni sopraggiunte dopo un parto cesareo d'urgenza effettuato il 29 gennaio scorso sempre all'ospedale di Siena dove era ricoverata dalla nascita della sua bambina. È quanto rilevato dal pool regionale di esperti individuato dal Centro Regionale Gestione Rischio Clinico per un audit sul caso. Secondo quanto spiega la Regione in una nota, da una prima analisi della documentazione disponibile e dalla ricostruzione realizzata con i professionisti dell'azienda ospedaliero universitaria di Siena, emerge un quadro clinico da subito complesso, affrontato in maniera tempestiva e multidisciplinare dal team aziendale, il cui operato non ha evidenziato criticità nella gestione del percorso clinico assistenziale. Il lavoro degli esperti si concluderà con una relazione. La commissione regionale resta comunque in attesa delle risultanze dell'autopsia. Avrebbe versato una pentola di acqua bollente sul cane del suo coinquilino perché l'animale, un cocker, la infastidiva. La responsabile del gesto, una 25enne cinese, è stata denunciata ieri dai carabinieri al termine di accertamenti. A seguito dell'episodio avvenuto lo scorso maggio in un appartamento di via Baracca a Firenze, l'animale ha riportato gravi ustioni per le quali è stato necessario un ricovero nella terapia intensiva di una clinica veterinaria. Primo giorno di saldi e code ai centri commerciali outlet in provincia di Firenze, ai Gigli, negli oltre 130 punti vendita interni in quelli del park, erano oltre 500 le persone fuori dal centro commerciale in attesa che aprissero i negozi per approfittare delle vendite promozionali estive, discorso simile per il Barberino outlet, con un flusso ininterrotto di visitatori. Noi siamo andati a Firenze. In giro per i saldi? Sì. A caccia di? Borse, borsellini e scarpe. Ho preso una borsa. Quanto pensa di spendere per questi saldi? Si fa un budget oppure va libera? No, non mi faccio un budget. Se vedo una cosa che mi piace, certamente senza spendere molto, una cosa che possa servirmi soprattutto. Al via oggi i saldi. Si stima che ogni famiglia spenderà mediamente 230 euro, circa 65 euro a testa e nonostante il caldo è caccia all'affare. Ho aspettato e alla fine sono arrivati. Noi direi benissimo, è un evento che tanti clienti aspettano, lo sappiamo, quindi le occasioni per comprare partono da oggi. Quindi nonostante il caldo, nonostante pochissimo caldo, neanche crisi, che non si parli di crisi, la gente ama comprare con gli sconti, chi non compra per risparmiare un po'. Ecco, c'è chi ha detto era meglio farli più tardi, lei che cosa pensa? Io penso che bisognerebbe farli prima, bisognerebbe farli in meno giorni, più concentrati e poi già passare alla nuova collezione, sono di questo avviso. Pochi giorni e belli strong. Maglie, vestiti. Sta andando molto bene, al di sopra delle aspettative, quindi c'è stata, come vedete, una buona affluenza. Il caldo è arrivato, come si vede, anche troppo, però insomma comunque le persone non si sono fermate di fronte al caldo. Sai, se è riscosso lo stipendio ci sa un po' da... Avete già visto qualcosa o no? No, si sta proprio girando. Si parte già con un buon 50%, qualcosa anche al 70%, quindi rispetto a qualche anno fa sicuramente sono abbastanza già alti i saldi, sì sì. Vuol dire che le vendite non sono state come dovevano essere, poi o i prezzi sono sfalsati. A Certaldo torna il teatro di strada con mercanzia dal 10 al 14 luglio, oltre 100 spettacoli a sera. Vediamo. Eri partita e sei ritornata. Amica mia, rincontrata.
la mano, che andiamo a cercare un tempo lontano, in cui c'era una volta. Mercanzia, più passano gli anni, sembra forse una bottiglia buona di Brunello, e più diventa preziosa e ricca. Non è stanca, ogni anno si rinnova, mantiene i suoi fondamenti. Credo di sentirla, questa ragazza, ancora molta, molto piena di voglia di vivere, di far divertire, di assemblare artisti, esperienze teatrali, musicali da tutte le parti del mondo e soprattutto di mettere insieme un popolo variopinto che aspetta tutto l'anno per vivere veramente questa santa allegria che è il titolo di questa edizione. La terra danza, il fuoco vola, la sorte si può scolpire, e la tempesta vederla sparire. Quest'anno è veramente un programma d'eccezione, abbiamo avuto anche la fortuna di avere proposte che ci provengono da tutte le parti del mondo, abbiamo dedicato un'intera piazza alla giocoleria giapponese con ben tre compagnie, infiniti gruppi da tutta l'Europa, anche attraverso il progetto Mr. & Rolls, con tre produzioni fatte appositamente per questo festival. Un'altra estate, sette tappe in sette borghi toscani. Maria Teresa Rabotti. Sette tappe in sette borghi della Toscana per passeggiate e visite guidate, ma anche per scoprire piatti e prodotti della tradizione locale. È il programma della quinta edizione di Un'altra estate, iniziativa della Regione, del quotidiano Il Tirreno, pensata per valorizzare le destinazioni turistiche e i prodotti enogastronomici locali. A inaugurare la rassegna sarà l'Isola del Giglio il 18 luglio, seguita poi da Camaiore il 25 luglio, Casciana Terme il 1 agosto, Lamporecchio l'8 agosto, Laiatico il 22 agosto, Bibbona il 29 agosto, per finire all'Isola d'Elba a Marina di Campo il 5 settembre. Raccontiamo del mare, raccontiamo dell'estate anche nella nostra campagna, nei nostri borghi, ma sottolineiamo l'offerta turistica sulla costa che nelle complessità di questi tempi ha bisogno di essere raccontata meglio, e ringraziamo davvero il Tirreno di mettere a disposizione la professionalità ma anche l'entusiasmo di essere a fianco a noi in una esperienza che da anni sta coinvolgendo il racconto della nostra costa. Prefigurano una fruizione della costa come momento diverso, in fondo è un'offerta turistica completamente diversa rispetto alla balneare classica, ed è un'offerta che aiuta a continuare ad attrarre il turismo internazionale. Il turismo, avete visto i dati di Banca Italia dell'altro giorno, presentati la settimana scorsa sull'andamento dell'industria e dell'impresa in Toscana, e il turismo è un settore che contribuisce in maniera determinante anche in momenti di crisi. I consigli per viaggiare in sicurezza. Uno degli aspetti principali per viaggiare sicuri è l'organizzazione pre-partenza del viaggio. Ci sono alcuni aspetti che è meglio verificare prima di arrivare a destinazione, e anche se può sembrare noioso e scontato, grazie a internet è possibile raccogliere il maggior numero di informazioni utili per l'arrivo in una nuova città o paese. Soprattutto se stai per viaggiare al di fuori dell'Europa, è importantissimo stipulare una polizza che copra gli aspetti più comuni di un viaggio: furto o smarrimento dei bagagli, eventuali infortuni e problemi che possono verificarsi durante il tuo soggiorno all'estero. Esistono molte alternative valide ed economiche che puoi acquistare direttamente online, comparando le diverse compagnie assicurative e assicurandoti contro qualsiasi spiacevole inconveniente.
passaporto online o carta d'identità, carte di credito e prepagate, tessera sanitaria e biglietti aerei. Fai una copia sia cartacea che digitale di tutti i tuoi documenti, può essere utile in caso di smarrimento o clonazione di una delle tue carte. Cerca su internet il modo migliore per arrivare al tuo hotel o ostello una volta che atterri all'aeroporto. A seconda della tua destinazione, parti già con la moneta del posto e qualche euro da cambiare in caso di necessità. Inoltre, non tenere tutti i tuoi soldi su una sola carta, ma dividi le tue finanze su due o più tessere. In questo modo puoi essere più sicuro di riuscire a prelevare dagli sportelli bancomat e se una delle tue carte viene bloccata o smarrita, hai sempre un'alternativa a disposizione. Prima di partire, fissa un appuntamento con il tuo medico di fiducia per un semplice controllo ed eventualmente per farsi consigliare qualche precauzione a seconda del paese che visiti. Registrati sui portali della Farnesina, puoi segnalare il tuo itinerario di viaggio e facilitare le operazioni di rientro in Italia, ad esempio soprattutto se decidi di visitare un paese a rischio o semplicemente mantenere informati amici e familiari sulla tua prossima destinazione. In qualsiasi luogo pubblico in cui ti stai recando, fai in modo di prestare molta attenzione ai tuoi oggetti. Non lasciare nulla incustodito e controlla sempre due volte di avere tutto con te. Presta anche molta attenzione quando devi pagare e sei costretto a tirar fuori denaro in pubblico. Meglio verificare una seconda volta piuttosto che accorgersi in seguito di aver perso qualcosa o, peggio ancora, essere stati derubati. Informati se ci sono zone, vie, piazze della città che stai visitando che vanno evitate. Informati anche di eventuali truffe comuni del luogo che stai visitando per sapere quali pericoli o rischi potresti incontrare durante il tuo viaggio. Evita attività non coperte dalla tua assicurazione. In molti paesi è sconsigliato bere acqua dal rubinetto perché semplicemente non è potabile. Se sei in dubbio sul paese in cui ti trovi, acquista una bottiglia d'acqua al supermercato per evitare qualsiasi tipo di problema di salute. Lascia i tuoi oggetti più preziosi in una cassaforte o comunque ben custoditi e al riparo da qualsiasi occhio indiscreto. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.